Al Falconiere di Cortona con il presidente nazionale di Eurotalk Italia Enrico Delfingere e il direttore di Italia Tavola Alberto Lupini per la conferma come delegata regionale dell'associazione Eurotalk Italia alla lady chef e patron del Falconiere Silvia Baracchi. Siamo visti la prima volta che lei ha preso una stella Michelin, dicevamo oggi 2001-2002 assieme, e da allora ci siamo sempre tenuti in contatto. Quindi il posto è spettacolare, grande cantina, grande vini, abbiamo avuto anche la fortuna, io ho avuto anche la fortuna e il privilegio di portarli anche all'estero e di importarli sia a Taiwan che in Corea con Riccardo, e dove siamo stati a fare tanti eventi, e quindi è il nostro punto di riferimento in Toscana e la nostra delegata, è un grande piacere essere qua. Poi, visto che le quote rosa noi ne abbiamo sempre poche, almeno vedi. Almeno stavolta ce l'abbiamo una delegata. Senti che tu non sai la storia, senti che la racconto. Allora, la targa è stata fatta 50 anni fa da Paul Bocuse, Gualtiero Marchesi e Romeyer. È sempre quella che fanno Lione e tutti gli anni cambia il numerino qua sotto. Per cui Alberto mi prendeva in giro. Il 23 è qua, vedi. Oh, guarda che vicepresidente, no, ragazzi, scusate, questo è un applauso che va fatto al direttivo di Eurotalk perché finalmente ha risolto il problema degli anni. Complimenti. La targa è sempre la stessa, sempre quella, sei bravo. La targa vuol dire che un ristorante che espone questa targa rispetta la filosofia di Eurotalk, la filosofia quella che dicevamo prima, legata al territorio, ai prodotti del territorio. Avervi tutti qui e vi auguro una bella serata. Questa è una relazione che abbiamo costruito negli anni e credo che sia importante perché l'obiettivo che condividono sia la FIPE che Eurotalk è quello della valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, della qualità e di un'ospitalità di livello che poi è il futuro della ristorazione italiana, e credo che questo sia un traguardo importante. Sì. Il locale dove siamo stasera ne è un esempio ai massimi livelli in Italia e l'auspicio è che tutti possano davvero raggiungere risultati di questo tipo per il turismo e per l'economia italiana. Grazie. Viva Eurotalk e viva Silvia Baracchi. Un grandissimo onore, Silvia è un'amica carissima da tanti anni in questo bellissimo posto dove abbiamo ancora il piacere di tornare dopo tanto tempo, un posto magico, un posto incredibile che rispecchia questa terra unica, bellissima, di grandissimi prodotti che tutto il mondo ci invidia. Quindi un grande piacere essere qua, cucinare con lei questa sera, portare avanti la filosofia di Eurotalk che in questi 45 anni, da quando è stata fondata da Paul Bocuse, da Gualtiero Marchesi e da Romeyer, ha sempre spinto in questa direzione in tutta Europa. Come va il mondo della ristorazione oggi? Beh, il mondo della ristorazione oggi non è diviso, è sostanzialmente di fronte a delle sfide che sono quelle di riuscire a mantenere da un lato i rapporti di qualità e quindi la soddisfazione di clienti e consumatori che sempre più dopo gli anni del Covid che hanno fatto cambiare anche molte esperienze cercano i sapori veri, cercano originalità ma nella riconoscibilità del piatto che si trova, e da questo punto di vista credo che Silvia Baracchi sia assolutamente un esempio perché la sua è una cucina tradizionale che trae ispirazione da questo territorio ma capace di essere contemporanea, capace di essere innovativa senza tradire nulla, senza lasciare nulla di equivoco, di incomprensibile nei suoi piatti, e credo che questo sia veramente uno dei livelli più importanti che deve raggiungere la ristorazione italiana.
parto sicuramente da quello che è il territorio, da proprio dalla nostra, che mi dà la forza e ispirazione. Però sono sempre alla ricerca dell'autenticità. Autenticità, secondo me, è la parola che oggi viene usata poco, perché essere autentici non è una cosa così scontata, è abbastanza complicato. Però io, ecco, sono sempre alla ricerca di questo. Quindi è. Io cerco di lavorare, poi secondo, non seguo mode, non seguo momenti, non seguo, io seguo solo quello che mi piace veramente, quindi questo, e sono fortunata anche perché sono in campagna, sono in mezzo a in un territorio generoso da cui traggo ispirazione, ogni momento, cioè per me, anche mi guardo in giro, qualcosa trovo a cui ispirarmi, da cui attingere per fare qualcosa di diverso, al tempo stesso però sempre molto autentico. Noi siamo stati creati solo ed esclusivamente per quello oltre 45 anni fa, quasi 50 anni fa, quando questo non era un trend, non era una moda, non era un fashion. Poi, come spiego sempre ai ragazzi, dico ai ragazzi giovani, ai nostri cuochi, noi non vendiamo piatti di pasto, piatti di riso, noi vendiamo emozioni, sensazioni, vendiamo il territorio, la cultura, la storia di questo paese bellissimo, e la Toscana ne è uno degli esempi più alti, e quindi noi vendiamo questo in giro per il mondo e per l'Italia. Dobbiamo difendere questi produttori, questi piccoli produttori che combattono tutti i giorni con un sacco di problemi, con le tasse, con il personale, con questo e con quell'altro, per riuscire a fare dei prodotti di livello altissimo che facilitano il nostro lavoro.